Sì, buonasera, si sente? Allora, innanzitutto ringrazio di questa occasione, ringrazio il dottor Vulpio, il caro Vulpio, che mi ha voluto invitare, cosa che faccio molto volentieri perché credo che la situazione in cui versi la giustizia del nostro Paese sia una situazione molto seria, sulla quale tutti si devono sentire impegnati personalmente. È una questione che ognuno deve sentire come un dovere personale di esaminare, di avere posizioni personali, convinzioni personali, senza andare appresso a nessuno, neanche a me. La prima cosa che devo fare in un qualche modo, innanzitutto scusarmi se come vedranno dovrò citare in un qualche modo me stesso, ma sa, io parto dall'esperienza della mia vita, e sarebbe difficile parlare dell'esperienza di un altro. Non voglio autocelebrarmi, ma devo partire dalla mia esperienza. E la prima cosa che devo fare, secondo me, è giustificare la mia presenza qui. Che c'entro io con il libro di Carlo Vulpio? Atteso che delle cose di cui lui parla io nulla so, cioè io non potrei dire niente di né ad adiuvandum né ad contrastandum, perché lui ha studiato questi processi, ha letto le carte, io non le ho fatte queste cose. E non stiamo giocando a viva la Roma e a basso la Lazio. Parliamo di qualche cosa di più serio. Allora mi sono interrogato, ma io qui che ci sto a fare? Ecco, se volessi dire il senso di questa mia partecipazione, il senso di uno spirito di colleganza, di commilitonanza che mi lega a tanti giornalisti, penso al dottor Burro, penso a Travaglio, ecco, direi che non lo potrei spiegare meglio che con una frase evangelica. Dice il Vangelo di Giovanni: quando il diavolo mente dice del suo, l'elemento proprio della diabolicità è la menzogna. Signori, non il diavolo con le corna e con la coda che sa di zolfo, diabuleuo, separo, disgrego, disintegro. La società si sta disgregando in mezzo a un mare di menzogne. Allora, signori, bisognerà pure che qualcuno dice la verità con la V minuscola. Quella flebile verità che gli esseri umani riescono in un qualche modo a tingere, che sentono come vera, ma dovremmo pure dire il re è nudo. E allora faccio un passo indietro e vado ai primi mesi, cercando di non commuovermi troppo, ai primi mesi del maggio del lontano 1992, in cui succede un fatto banalissimo che allora non deve interessare, cioè il dottor Racheli andava a prendere l'autobus e camminava per via Tomacelli e vede di lontano un suo amico. È la prima volta che parlo in pubblico di questa amicizia. Questo amico si chiamava Giovanni Falcone e stava con la moglie. Allora io istintivamente stavo per andare presso di lui, poi mi sono detto era successo di lì poco tempo prima tutto un bailam immenso perché lui aveva fatto domanda della superprocura e aveva avuto vivace e ferme opposizioni dall'interno della magistratura. Allora io ho detto, mi aveva telefonato un po' di tempo prima, ha detto: Stefano, guarda, ce l'ho con tutti, ma con te no. Poi capiranno perché con me non ce l'avevo. Ho detto: adesso andiamo lì, cominciamo a fare tutto un grosso discorso, è tardi, vado a casa, ne parliamo un'altra volta. Apro e chiudo la parentesi, l'episodio mi ha insegnato che non bisogna mai rinviare le cose importanti, perché non c'è stata un'altra volta, perché il 23 di maggio Giovanni Falcone con la moglie e con tutta la scorta è stato ucciso. Ma la cosa che ci deve cominciare a far rizzare l'orecchio, ma come mai? Giovanni Falcone fu osteggiato in questo incarico della superprocura. E guardate che in un documento che diceva che lui non sarebbe dovuto andare, molto critico, portava le firme di Giancarlo Caselli e di Elena Paciotti, non è che portava delle firme di Malavitosi o di Sciaurati. Come mai? Il discorso viene da lontano.
Bisogna risalire al gennaio, un altro passo indietro, al gennaio del 1988, sono stati tanti anni, in cui il Consiglio Superiore della Magistratura si siede intorno al tavolo e dovevamo decidere, io all'epoca facevo parte del Consiglio Superiore della Magistratura, se al posto di consigliere istruttore di Palermo dovesse andare il dottor Meli o il dottor Falcone. E ogni volta che lui si affacciava, povero, venivano fuori discorsi di questo tipo. Signori, i discorsi sono sempre di un certo tipo. Riportiamoli ai giorni nostri, riportiamoli coi protagonisti dei giorni nostri, con i problemi dei giorni nostri. Dice in allora il collega Marconi, ma non si può mandare Falcone. Basta! Non si può alimentare, ho preso il verbale oggi da Google, se loro vanno lo trovano, non mi invento niente. Non dobbiamo alimentare un distorto protagonismo giudiziario e non c'è niente da fare. E non c'è niente da fare. Quando pesti piedi a qualcuno diventi un protagonista distorto, ammalato di protagonismo. E Giovanni Falcone fu sacrificato da delle logiche che poi subito dopo diremo, che sono le logiche che ancora oggi, diciamo così, ci occupano e sulle quali bisogna meditare attentamente e sulle quali dico subito che non dobbiamo pensare sempre che siano logiche di malavitosi. Esistono i circuiti malavitosi, ma esistono anche dei sistemi che alimentano, come dirò di più a poco, una logica di appartenenza per cui va privilegiato il mio, cose che, dentro il Consiglio Superiore della Magistratura, non dovrebbero accadere. La squadra di calcio Silvi no. Ora, qual è stato il problema, signori? È che, lo sapete come è andata a fare la storia, sapete che c'è il collega Falcone, non è andato, e la sera di quell'11 gennaio 1988 lui stava a cena a casa mia e seduto su una poltrona disse: io sono un uomo morto. Sapeva quel che diceva, non era una persona che amava, era una persona molto schiva, in questo molto sicura, molto silenziosa, non era una persona che si autocelebrava. Infatti una volta mi disse, parlando di un collega che invece era un po' così, gli dissi: ma che tipo è? Fece un sorrisetto, mi disse: cappa e spada. Cioè, quelli, lui non è la cappa e spada. E quando disse sono un uomo morto, sapeva ciò che diceva. Forse non parlava in quel momento necessariamente della sua morte fisica, ma questo isolamento, questa denigrazione, questo fatto che lui era un protagonista, questo fatto che tutto veniva rivissuto, ma pensate ai giorni nostri, se per caso riecheggia qualche cosa, quelli vanno sempre in televisione, quelli parlano sempre, quelli dicono, vogliono mettersi in mostra. Quale le cause, signori, che mi state a sentire benevolmente di tutto ciò? Quello che io chiamo i cerchi olimpici. I cerchi olimpici creano un circolo di appartenenza, ma sono intrecciati tra di loro. Le appartenenze vengono a contatto tra di loro, si mischiano tra di loro.